l'ultima cosa che per me è la sua semplicità, poi non solo è bella, ma è forte, cioè che le buone idee hanno bisogno poi delle persone per poter fare spesso quello che uno vorrebbe, ma non sempre invece, per questo circuito, quindi anche la piccola importante sinergia, che non è, come dire, io non ho mai nulla per scontato. E questo è partito proprio dalle persone, perché io mi ricordo che con il professore Sibiglio, con il collega Dottor Diego, abbiamo detto che c'era un po' particolare, ecco, saranno queste tesi particolari. Io onestamente all'inizio non ho capito bene, dato la città di Montoro, che il sindaco auspicava un momento un po' più forte di incontro, di collaborazione, di sinergia con l'università. Ci mettiamo in macchina per andare a vedere, e io ti posso assicurare che restai veramente meravigliato dal luogo, da quello che esprime, da questa potenza di storia, di civiltà, di cultura, dal luogo che esiste. Io penso che abbiamo impiegato un mese, sempre, giusto? Ci sono messi subito a lavorare, abbiamo portato le nostre opere, dell'amministrazione, dove abbiamo presentato questo filmato, siamo quindi contenti ma anche convinti. Cos'è questa, come dire, stiamo vivendo insieme un momento cerimoniale, ma dietro c'è un'azione che ha una sua importanza, sia per noi come realtà, sia per comune di il vostro comune. C'è un modo di vedere l'università che si espande oltre il confine, i nostri confini, del nostro campus. Vi dico subito che noi non avevamo, questo è importante dirlo, non c'era per noi di spazi, no? Perché questa è una cosa che è bene che noi diciamo, perché ci sono amici della stampa, la nostra università, che capite perfettamente, ha due campus, un precedente consiglio di amministrazione, abbiamo guardato un piano per fare noi 5 aule, parliamo di 20 milioni di euro, quindi una cifra che è significativa. Quindi cos'è questo? Una cosa che secondo me va oltre la ricerca di spazi. Questo è un luogo unico, un luogo che ha una potenza nell'evocare la storia, le radici, le tradizioni, e quindi partendo dal passato, però ci spinge una riflessione sul futuro. Il futuro, l'università ha raccolto il sindaco, e abbiamo quindi lanciato questo nostro piano di impegnare, in cui vogliamo vivere questa meravigliosa creatura di arte, di storia, con i giovani, andando a considerare i percorsi ovviamente adatti, però che si vuole una bellezza particolare, che è stato anche curato con grandissima attenzione, con, come abbiamo ricordato prima, con un dispendio economico, finanziario non banale, però si bloccherà assieme. Quindi vedere per noi questo luogo, vivere con le attività legate alla vostra formazione, ai nostri master, quello che si può e si deve vedere fare anche oltre i classici percorsi formativi, fa
farlo vivere con altre iniziative che per noi sono importanti. Questa università ha istituito un'altra scuola per la formazione degli insegnanti. Abbiamo colto quello che per noi è una grandissima tradizione di questa università. Questi sono dei luoghi che è bello far vivere, è bello far tornare a vivere, non solo diciamo, nella bellezza dell'architettura, della storia, ma anche con le energie che gli aspetti disciplinari. Io auspico che siano multidisciplinari, anzi, come dire, già incominciamo probabilmente a vedere anche in maniera intuitiva, poi sarà ovviamente approfondito di loro, qualche altro, anche per i possibili periodi di collaborazione, la città della scienza, sapete, è un'istituzione molto importante legata alla cultura e alla divulgazione della cultura, ha chiesto all'università di attivarsi in un approccio sinergico. Tutto quello che è investire sulla cultura, secondo me, è vedere un po' più in là. Ovviamente non basta, bisogna anche guardarsi nella comunità e chi più insegna cosa può dire, può vivere la quotidianità, vivere anche per noi c'è la nostra quotidianità. Però quindi l'università vive necessariamente una per i giovani. Guardare, se non guardiamo oltre, se ci fermiamo diciamo nell'attuale, noi non riusciamo a guardare ai giovani quelle giuste aspettative che si meritano. E questo è un ulteriore forte stimolo a guardare, io direi anche a guardarlo insieme. Io lo dico, mi è piaciuto molto il modo di guardare. Perché la semplicità però è una grande forza, vuol dire che dietro non c'è nulla se non il convincimento di chi sta facendo un qualcosa di importante per i nostri territori, e quindi io molto apprezzato. A lei, prego. Si sente? Sì. Allora, grazie innanzitutto per all'università, per tutto, a questo esibito, a tutti quelli che hanno dal primo momento, in modo istintivo, in modo semplice, avuto l'intuizione di poter incrociare due azioni, quella dell'università che si apre ai territori, diciamo in modo semplice, ma sostanzialmente per questo, quindi diventa parte integrante delle realtà sociali, territoriali. E a chi dal primo momento ci ha dato questa possibilità, quindi su questa azione dell'università, di poter accendere un faro su un bene e su un territorio, quello montorese, che è limitrofo e che per anni aveva sempre avuto il desiderio di poter entrare in certi percorsi e poter connotare il proprio territorio al di là delle specificità territoriali, ma soprattutto tenendo conto del mondo universitario e di tutto quello che significa il mondo universitario. Quindi queste due, da una parte un'aspirazione per il territorio, di voler dare una traccia di sviluppo diverso, di un'integrazione, di crescita della propria comunità diversa, e dall'altra intelligenza in questa persona da parte strategica, da parte dell'università. Poi tutto si concretizza, per usare il termine caro al mio amico Amendo Alfonso, si concretizza in azioni semplici, in convergenza, perché quando c'è la voglia di lavorare per crescere, per essere utili a dei territori, a delle istituzioni, allora tutto diventa semplice. Ma è la storia in effetti anche del recupero di questo immobile bellissimo, posto proprio sull'asse autostradale, comodo, facilmente raggiungibile, che nasce nel 2016, nel dicembre 2016, con un'intuizione
della provincia di Avellino che investe un bel po' di soldi in questi recuperi funzionalizzati all'incrocio tra le qualità di un territorio e l'alta formazione. La formazione oggi è la vera grande scommessa, anche per fare quello che diceva anche il prefetto, poter essere attento, poter dare anche ai ragazzi un motivo, uno stimolo in più per non lasciare i territori, ma per poter essere utile ai propri territori. Allora nasce con questa, e in 5 anni, da quella intuizione, e quindi quell'idea, diventa concretezza, diventa progettualità. Ringrazio l'architetto Fiore, che è stato l'artefice del recupero progettualmente, realizzazione, quindi esecuzione, e poi funzionalizzazione. Funzionalizzazione nel miglior modo possibile, però là di poter fare del luogo, un luogo di cultura, il seme di una nuova strategia universitaria e di una nuova strategia di sviluppo del territorio. Questo l'abbiamo fatto in un primo incontro alle 3 di pomeriggio, leggermente caldo, in 3 minuti di incontro, dove ha fatto tutto il posto, il luogo. Il luogo è stato praticamente l'elemento che ha fatto superare ogni discussione, la voglia di poterlo riempire di contenuti in linea con quello che era il luogo stesso, quindi questa capacità di aver percepito cosa era e cosa, nel rispetto di quello che era, può diventare. Allora questo elemento è stato quello che ci ha reso tutto semplice, quello che rende un'azione amministrativa in generale, sia universitaria, sia di un ente locale, diventa efficace, diventa leggibile, diventa fruibile, perché noi adesso possiamo parlare di un percorso amministrativo che ha in 5 anni concluso nel miglior modo possibile. E quindi oggi possiamo scrivere non soltanto una pagina importante per la comunità che rappresento, la comunità montorese, è una pagina storica, quella del 24 giugno pomeriggio per noi, e il prorettore Sibiglia sa quanto era l'ansia nostra di amministrazione di sapere l'esito, insomma, del vostro percorso amministrativo. E allora non costituisce sicuramente una pagina importante per la comunità montorese, ma io dico che questa costituisce un bivio importante per le pratiche amministrative, per la capacità di guardare oltre e essere capaci nel realizzare e perseguire quello che può sembrare a un certo punto anche un'aspirazione, un sogno, ma le cose belle si realizzano con facilità, e noi oggi siamo qua per presentare un'azione facile, leggibile, concreta, in cui tutti possono dire di aver fatto, di aver dato un proprio contributo affinché varie istituzioni possano essere utili alla crescita dei territori, sia dal punto di vista delle funzioni amministrative di un ente locale, sia dal punto di vista delle strategie di una università importante come l'Università. Quindi noi non possiamo fare altro che ringraziare veramente tutti coloro che dal primo momento hanno creduto di poter realizzare un'azione che si è realizzata nel modo più semplice possibile. Quindi solo grazie della comunità. Realizzato in pochissimo tempo, con il minimo di allestimento
un arredo, dopodiché io penso che a partire da settembre-ottobre noi faremo un piano di azione, un piano di attività e ci mettiamo a lavoro. Vogliamo viverlo questo luogo veramente. Stiamo scongiurando tutte le ipotesi di lungaggine delle pubbliche amministrazioni. Noi siamo diciamo, l'esempio contrario della velocità e dell'efficacia assoluta. E poi anche nella descrizione proprio del luogo, sarà la sede di uno store, di un qualcosa, ci può aiutare a capire come verrà presentata all'esterno. I montoresi saranno ben consci di questa presenza, invece all'esterno questa struttura come verrà presentata attraverso il portale dell'università. Allora, noi ovviamente il nostro obiettivo è quello di farlo vivere concretamente e anche intensamente. Visto la bellezza del luogo e la bellezza si vuole anche qualcosa di importante ma anche di critico, perché la bellezza deve essere mantenuta, deve essere preservata, deve essere ovviamente conservata. È ovvio che le attività che noi andremo a destinare saranno scelte con attenzione. Se questo è proprio anche quello che dicevo prima, la differenza tra cercare degli spazi, che non è questa l'iniziativa, e trovare un luogo particolare che va quindi proprio a rendere un simbolo di un certo tipo di fare formazione. Ma non vogliamo, come dire, un utilizzo improprio, vogliamo un utilizzo proprio, quindi quello che io prevedo, che noi abbiamo già un'offerta formativa, un master, abbiamo un'offerta formativa di alcuni percorsi importanti legati alla formazione degli insegnanti, abbiamo dei percorsi di dottorato particolari, lo dico, ma giusto come sempre noi siamo stati scelti dal CASD, che è il Centro Alti Studi della Difesa, dello Stato, noi siamo università con cui il CASD ha fatto questo dottorato di ricerca nel settore delle strategie più innovative, però per quanto riguarda la difesa, non è ovviamente, come dire, appannaggio solo del mondo militare, infatti ho fatto un dottorato proprio per dire bene, sapete che nella visione più recente anche della difesa c'è tutta una partecipazione attiva anche degli altri soggetti. Ecco, quindi io penso a queste iniziative che quindi in maniera, se volete, anche un po' più spiccata possono trovare un luogo particolare, non lo dico perché appena lì è un luogo unico. Ecco, anche questo, noi non stiamo, come dire, facendo uno scalo mix tra quello che siamo noi qui, nell'università, nel nostro campus, luoghi, nelle nostre aule, ecco, questo luogo di vista, questo convento, sono messaggi diversi. E proprio in questa diversità che consiste nel vedere anche questa strategia che vogliamo fare, cioè far vivere questo luogo in un concetto di post-formazione che diventa specializzazione e che diventa anche quel passaggio, se volete, diverso nel dare delle possibilità, delle opportunità, quindi i giovani potranno vedere in questo luogo un ambito, se volete, molto privilegiato dal punto di vista dell'edilizia, che c'è e resta, che noi vogliamo assolutamente mantenere e preservare. Quindi non è, come dire, un mettere insieme luoghi diversi, che sarebbe, a mio parere, invece, un approccio assolutamente sbagliato. Io sono convinto che il senso sindaco questo non solo lo capisce, lo approva, ma a mio parere lo vede come proprio una nostra anche esigenza, proprio nel dare il giusto valore al prestigio della scuola. Quindi dobbiamo dargli qualcosa di ugualmente prestigioso.
quello che c'è nella post-formazione, perché la post-formazione è il messaggio forte della specializzazione, nell'andare anche oltre, nel vedere quindi quelle offerte che non fanno parte, diciamo, di quel bagaglio molto piccolo che noi abbiamo, quasi praticamente 100 corsi di studio, è un'offerta, dove si dice, importante, quello che ha l'università di Salerno. Quindi io sto guardando a quello che c'è dopo. E su questo il mio invito, anzi approfitto di questa conferenza stampa, anche per un invito che io rivolgo ai colleghi e ai dipartimenti, nel fare qualcosa in più su questa attività proprio di specializzazione, di master. Quando avevo fatto una relazione ho anche citato, mi piace vedere anche dal punto di vista della internazionalizzazione, un luogo bellissimo, una città bella, tranquilla, accogliente, e questi sono luoghi che per esempio apprezzano molto gli stranieri. Noi dobbiamo guardare all'internazionalizzazione, dobbiamo, per i nostri giovani, noi non vogliamo dare ai nostri giovani, come dire, l'unica strada, dice, ok, se vuoi fare qualcosa, va fuori, no, perché il bello è scegliere bene, però nelle scelte non dimentichiamo delle grandi opportunità che si possono aprire in maniera però bidirezionale a livello dell'internazionalizzazione. Questo arricchisce moltissimo la vita, l'esistenza, e non vuol dire anche il futuro dei giovani. Lei ha parlato spesso, non solo da adesso, ovviamente di apertura al territorio. Ecco, quanto è importante un progetto del genere, se si può parlare anche al quello che sarà il piano di formazione. Finalmente cominciamo a farlo, faceva, ma fa parte di quello che io credo fortemente nell'aprire ulteriormente l'università senza farle perdere però di identità, perché noi non stiamo facendo delle acquisizioni, stiamo rinforzando invece delle collaborazioni, ma questo è esattamente quello che io intendevo e intendo. Nell'apertura dell'università al territorio, per me il territorio è i nostri comuni che ci circondano, il motore. Sì, da problemi mi confermo, non trovo. Con intelligenza, non è come voler prenderci gli spazi, lo ripeto, non è questo, è dare una visione di università che cresce, che si espande con gli interessi però congiunti, abbiamo fatto con un solo, spero che ci possano essere altre azioni, però verde è neanche però vere, ecco, come quelle che stiamo facendo, sia diciamo nei nostri territori, che Francesco mi dà la possibilità di ricordare che qualcosa del genere auspico che saremo presto in grado anche di realizzare da un punto di vista anche dei paesi esteri, dove avevamo delle interazioni che purtroppo problemi legati alla pandemia, abbiamo voluto, non dico chiudere, ma fortemente rallentare. E questo è un bene per l'università, ma lo dico anche un bene per il territorio, perché non si sono territori molto belli che potrebbero essere sicuramente ulteriormente valorizzati con una spinta all'internazionalizzazione. Però con il sindaco, io spero, con il sindaco, ma anche con gli altri sindaci della nostra zona, sarà occasione per riflettere, ora ci sono delle opportunità importanti, e non dire come dire di locale, però sono più fondamentali, PNRR, ci saranno le regioni, ci saranno momenti dove non
crescita del territorio, più densità. Certo. E poi invece al sindaco, essendo il primo comune che fa una cosa del genere, se c'è la possibilità di immaginare anche altre iniziative in cui sempre questo tema, con l'apertura del territorio, insomma, e su questo tipo di collaborazione. Non ho capito la seconda parte, scusate. Sempre sul tema dell'apertura al territorio e questo tipo di collaborazione, se si può immaginare altro. Io penso che questa è una strategia che può essere soltanto una strategia che dà la possibilità ai territori di poter crescere intorno al mondo universitario, soprattutto la possibilità, è la strategia che l'università di voler aprire ai territori, come diceva poc'anzi, insomma, è una ci sono due interessi, due strategie che si incrociano in modo perfetto, dove l'università, aprendosi ai territori, dà ai territori la possibilità di poter tracciare dei nuovi segmenti, dei nuovi percorsi di crescita in generale, economico, sociale, culturale, dove per tanti anni forse è stata, diciamo, auspicata. Oggi noi abbiamo esempio ed inizio di un percorso che sicuramente, ma lo diceva poc'anzi il direttore, speriamo non possa essere unica. L'università non sta alla ricerca di spazi, sta alla ricerca di un'interazione con i territori attraverso la funzionalizzazione di alcuni beni. Questa è la strategia giusta. Non abbiamo bisogno di riempire, non ha bisogno di riempire spazio o assumere al proprio interno ulteriori mobili. Non è questa la strategia, non è una questione quantitativa, è proprio una questione di una strategia capace di poter essere generatrice di elementi di sviluppo e di integrazione con il territorio. Quindi io penso che è un percorso che inizia quando poi dimostra la propria virtuosità, diventa facilmente contagioso, tanto per usare un termine che in questi periodi è particolarmente abusato. Bene, se non ci sono altre domande, ok, allora possiamo ringraziare tutti. Grazie a lei. Grazie al sindaco. E potete sicuramente proseguirci. Gli ospiti, vi accompagniamo al bar, prendiamo qualcosa di fresco.